Bentrovati a questa nuova puntata della rubrica Vivere d'Arte ideata per Stylist Magazine. Oggi ci troviamo presso un quartiere di Torino, il Borgo Vecchio Campidoglio. Un quartiere operaio di fine 800, oggi zona residenziale con aree pedonali. Ma la caratteristica che la contraddistingue dagli altri quartieri è la presenza di tantissimi murales e installazioni artistiche, incastonati sulle case o anche tra le case, un vero e proprio museo d'arte a cielo aperto. Infatti questo quartiere è la sede del MAU, il Museo d'Arte Urbano di Torino, che ospita oltre 170 opere. Qui, in questo quartiere, si cammina infatti molto spesso col naso all'insù. Ed è proprio da qui che partirà la nostra intervista di oggi, perché andremo a curiosare a casa e nello studio artistico di un artista contemporaneo, un pittore contemporaneo che ha deciso di vivere d'arte. Bene amici di Stylist Magazine, ci troviamo presso lo studio artistico del pittore Angelo Franco, calabrese di origine ma attualmente residente a Torino. Ciao Angelo, grazie per averci ospitato. Ciao Antonio e grazie a voi di essere qui. Ti chiedo subito una breve descrizione: chi è Angelo Franco e chi è l'Angelo Franco artista? Allora, Angelo è un tipo come tanti, è partito dalla sua terra 6 anni fa, dalla Calabria, è arrivato a Torino e attualmente lavora in una clinica dentistica come receptionist. Ama circondarsi delle persone a cui vuole bene, ma non disprezza nemmeno i momenti di solitudine. Mentre Angelo Franco, artista, ovviamente comprende tutto quello che è Angelo, però in più ha una capacità che è quella di esprimersi e raccontare qualcosa attraverso la pittura. E è una caratteristica che invece Angelo non ha. Hai detto che sei partito da qualche anno dalla Calabria, dalla tua terra natia. Quanta Calabria c'è nella tua arte, nelle tue tele? Tanta. Più volte mi sono ritrovato a dipingere temi che comunque riguardano la mia terra. Per esempio, ho raccontato il momento in cui noi giovani appunto partiamo lasciando la nostra terra e con la speranza di trovare nuove opportunità. E quindi un momento pieno di ricordi, di affetti e con la speranza che comunque possa essere qualcosa di temporaneo. Poi ho anche trattato una tematica molto forte, che è quella della mafia, quindi una caratteristica che è presente in tante regioni italiane. E nello specifico si tratta di un trittico che parte con raffigurando tutto il male che comunque le persone oneste hanno subito da parte dei mafiosi, ma termina con un aspetto positivo. L'unione appunto di queste persone oneste che riesce a porre fine a questa piaga sociale. E ancora un'altra tematica trattata è quella della tristezza, che nasce dalla consapevolezza di essere un po' come degli italiani di serie B, per cui magari il diritto alla salute o al lavoro nella propria regione spesso viene meno rispetto ai cittadini di altre regioni italiane. Va bene, puoi descriverci come nasce nello specifico una tua opera d'arte? In realtà non c'è un modo univoco, anche se nella maggior parte dei casi prima viene la tematica che voglio trattare. Ovviamente non è una cosa pensata, ma è una cosa che nasce spontanea. Dalla tematica, che ovviamente può nascere semplicemente osservando una scena di vita quotidiana o qualcosa in televisione o semplicemente leggendo una frase o ascoltando della musica, poi nella mia testa si presenta questa immagine che io pian piano cerco di riportare sulla tela. Oppure in maniera completamente opposta,
mi appare subito in testa un'immagine ben definita e io da lì devo capire e riuscire a risalire a qual è il messaggio che voglio mandare. Poi, devo essere sincero, delle volte c'è un momento in cui mi arrabbio e mi diverto allo stesso tempo perché ho un piccolo problema visivo, diciamo così, e sono daltonico e quindi spesso faccio difficoltà. Però ho notato che comunque i colori che utilizzo rappresentano un aspetto della pittura che piace comunque a chi osserva e quindi non mi faccio un problema più di tanto. Bene, oltre il colore, che direi essere una caratteristica particolare delle tue opere, ritieni che ci siano altri elementi che caratterizzano la tua forma di pittura? Sicuramente sì. Per quanto riguarda la parte tecnica, la prospettiva è presente praticamente in tutte le opere. Mi piace utilizzare prospettive inusuali, diciamo, per rendere proprio le immagini che rappresento più realistiche possibili. Per quanto riguarda appunto invece la parte emotiva, cerco sempre di trattare delle tematiche sociali. Bene, siamo qua, come vedete, circondati da una quota abbastanza interessante di opere di Angelo, non sono ovviamente presenti tutte, quindi ti chiederei magari di parlarci un po' di queste qua presenti. Allora, diciamo che alle nostre spalle abbiamo tre quadri che hanno come soggetto la donna. E in questo alle mie spalle, che si chiama Sott'occhio, la donna appare giudicata, quindi per la propria forma fisica. In quello centrale invece si chiama Confine, è il tema trattato è la violenza verbale sulla donna. E quello alle tue spalle invece si chiama Mater Virtualis. È una donna inginocchiata, sofferente, che non ha avuto la possibilità di diventare madre e lo testimonia la cicatrice che ha presente sul ventre. L'unico sollievo che riesce ad avere è indossando questa maschera della realtà virtuale che le consente di vedere tra le proprie braccia un bimbo che nella realtà non c'è. Un altro quadro che mi sta particolarmente a cuore è quello alla tua sinistra. Si chiama Senza paura ed è anche l'ultimo in ordine cronologico per creazione. E il soggetto centrale in questo caso è un uomo nero che ci tende la mano, come se fosse un invito a non aver paura di lui. Questo perché? Perché lui poggia su uno specchio e il suo riflesso non è più un uomo nero ma è una donna bianca. Quindi l'invito consiste proprio in questo, non aver paura del diverso, che sia di colore o che sia dato dal sesso. Ancora questi altri due? Questi due hanno in comune che hanno ricevuto il premio Franco Azzinari, che è un noto pittore conosciuto come il pittore del vento, alla Biennale della Sibaritide in Calabria. Ovviamente anche questo trattano delle tematiche sociali, in questo qui è AD, anno digitale, e parla proprio della dipendenza al giorno d'oggi dei social, quindi degli smartphone. Questo in alto invece Scegli Adesso, e invece il tema trattato è la cementificazione, diciamo, no? Bene, grazie. Ritieni di appartenere ad uno stile, a una corrente pittorica, artistica ben precisa oppure no? Mi piace pensare e mi sento più vicino al movimento del surrealismo. E di questo me ne hanno dato conferma anche quei critici con cui sono stato a contatto e che mi hanno attribuito il coefficiente artistico. Anche questi ultimi hanno confermato appunto la mia vicinanza a questo movimento e sono rimasti colpiti dal fatto che comunque riuscissi in ogni quadro a raccontare una storia diversa e a parlare di quelle che sono le contraddizioni della società. Hanno definito i miei quadri crudi, perché suscitano un senso di inquietudine nell'osservatore e quindi inducono l'osservatore a riflettere. Vedo anche alle tue spalle una serie di targhe, quindi immagino di premi. Ne hai ricevuto parecchi? Qualcuno sì, l'ho ricevuto come premio, qualcuno invece come selezionato a degli eventi di particolare importanza e prestigio, sì. Quindi festival magari anche internazionali. Festival, biennali, certo. Bene.
Hai dei progetti particolari per il tuo futuro, per la tua arte? Sicuramente continuare a creare, continuare ad esporre e quindi a farmi conoscere. Poi in realtà ho anche un sogno più che un progetto, è quello di riuscire ad avere una struttura molto ampia, diciamo, a mia disposizione, che possa ospitare chiunque, qualsiasi tipo di artista, che sia un pittore, che sia un musicista o che sia un poeta. E che in questa struttura ci sia lo spazio da dare loro per creare appunto la propria arte e che venga anche esposta, allo stesso tempo accompagnata magari da un drink, quindi una sorta di pub, e con la possibilità di degustare dei cibi particolari e perché no, anche fermarsi a dormire. Quindi una sorta di casa arte Casa dove arte, poter produrre ed esporre liberamente sì. la Esatto. propria arte. Bene, per chi fosse interessato comunque a visionare meglio le tue opere o comunque seguirti o anche magari perché no, anzi speriamo acquistarle, dove poter andare a curiosare e a guardare. Allora, sono presente sui due principali social network che sono Facebook e Instagram e lì mi si trova facilmente scrivendo Angelo Franco Artist e il mio sito invece è www.angelofranco.it. Per quanto riguarda l'acquisto, vi consiglio comunque di mandare una mail all'indirizzo info@angelofranco.it oppure attraverso gli altri canali uguali e indifferente. Bene Angelo, io ti ringrazio della tua presentazione, di averci fatto conoscere la tua arte. Saluto tutti gli amici di Stylize Magazine e vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi che vivere è bellissimo, ma vivere d'arte di più.